Un altro palazzo storico e di pregio rivive nel centro storico. Parliamo di Palazzo Picalfieri, restituito alla città dopo il sapiente lavoro di restauro condotto dalla ditta Aquilana del Beato sotto la guida della sovrintendenza. Un palazzo che riaprirà le sue porte il 29 settembre con un evento d'eccezione, la mostra antologica dell'artista aquilano Vincenzo Bonanni, che è un omaggio ai primi 10 anni di attività del pittore d'artista. Più di 250 opere daranno vita e lustro alle preziose stanze di Palazzo Picalfieri, con 3 percorsi espositivi, visitabili sino al 4 novembre. Io sono stato invitato e sono stato felicissimo di accettare questa proposta. L'idea è venuta a Marco del Beato, che mi ha veramente corteggiato per un anno, e io pensavo di portare il mio ultimo lavoro e ho accettato. In realtà lui invece ha detto no, io voglio che ci sia una antologica per i tuoi primi 10 anni, farla qui in questo palazzo. Sapeva che io sono anche molto legato perché, diciamo, nella libreria Colacchi ci sono cresciuto, essendo della famiglia della mia mamma. E, sono felicissimo perché il lavoro è stato fatto in maniera veramente impeccabile, anche a livello di allestimento. La mostra si sviluppa su 3 percorsi espositivi completamente diversi e soprattutto per quanto riguarda il piano nobile, ovviamente l'allestimento ha richiesto un'attenzione particolare e sono stati molto molto bravi nel farlo e io molto felice di poter proporre così tante opere. Per il marchese Fabrizio Picalfieri è un giorno importante, il restauro del palazzo, il cui piano terra ha ospitato la celebre libreria Colacchi, meta di tutti gli aquilani, rappresenta un momento molto importante di ritorno alla vita in centro storico. E credo che questo palazzo lo dimostrerà a tutti quanti. Io quindi ringrazio tutti, sono io a ringraziare voi, soprattutto bisogna dire che tutto questo è stato organizzato, offerto e sponsorizzato, come passato tra virgolette, dall'impresa, quindi il merito va a loro che hanno fatto veramente un grande sforzo, credo, per allestire questa mostra. Io ho consentito all'ospitalità, ma è chiaro che quando si tratta di cose importanti, ben volentieri.